Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi questo punto che si chiama appunto Fantasia di Stelle. Spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Ok, allora per fare questo punto bisogna mettere su un numero multiplo di 4 più 1 di punti per poter fare il motivo, più 2 di vivagno, quindi io in questo caso ho messo 12 punti che sono multipli di 4. Poi ho aggiunto un punto che fa sempre parte del motivo che andiamo a fare, più 2 punti di vivagno, quindi ho un totale di 15 punti. Perfetto. Poi un'altra cosa da dire di questo punto è che praticamente faremo sempre quattro ferri e ripeteremo sempre questi quattro ferri per poter fare il motivo. E i ferri pari, quindi il secondo ferro e il quarto ferro, andranno sempre lavorati a rovescio. Quindi in realtà noi andremo a fare due ferri in diverso modo e poi gli altri due a rovescio. Ok, cominciamo quindi dal primo ferro. Allora, iniziamo con il nostro vivagno, iniziamo col vivagno, quindi a rovescio. Poi andiamo a ripetere sempre queste due cose qua. Allora, prendiamo in un punto, lavoriamo. Prendiamo 3 punti come se dovessimo prenderli a diritto ritorto. Quindi entriamo dal centro del punto e andiamo a prenderne però tre insieme in questa maniera. Quindi lavorate abbastanza largo perché altrimenti fate fatica poi anche nei ferri successivi andarli a prendere. Poi adesso vabbè, io sto lavorando col ferro del 6, però ho notato che questo ferro avrei potuto farlo sinceramente già con un ferro più grande. Lavoratelo voi che viene molto più bello, molto più ed è anche più visibile, diciamo, si vede di più il motivo poi. Perché ho già avuto prova dopo che ho fatto questo video, quindi sinceramente vi consiglio di usare una lana di un certo tipo, ma usare non i ferri consigliati, ma i ferri un po' più grandi, in modo che vi risulta veramente più bello il motivo. Vabbè, io in questo momento sto usando questi, però veramente vi consiglio di usare i ferri più grandi. Ok, presi i 3 punti insieme a diritto ritorto. Andiamo a fare, lavoriamo un diritto, usciamo dal punto senza far cadere i 3 punti, allarghiamo un po' in modo che comunque si allarghi e si lavori morbido anche qua già direttamente. Poi facciamo un gettato, così. Poi una volta fatto il gettato, quindi siamo sopra il ferro con il filo, rientriamo nei 3 punti e lavoriamo un altro diritto. E allarghiamo sempre il punto. Adesso possiamo far cadere i 3 punti. Prossimo punto, lavoriamo un diritto normale. Adesso andiamo a ripetere ancora. Entriamo nei 3 punti a diritto ritorto. Quindi li prendiamo proprio, passiamo dal centro del punto e andiamo a prendere anche gli altri 3. Si farà un po' fatica, soprattutto i primi 3. Ok, una volta entrati dentro nei 3 punti, facciamo sempre, lavoriamo un diritto. Poi, senza far cadere i punti, un gettato, rientriamo nei 3 punti e lavoriamo un altro diritto. E poi usciamo e facciamo cadere i 3 punti. Poi lavoriamo il prossimo un diritto normale. Di nuovo facciamo 3 punti insieme, come se avessimo prenderli a diritto ritorto. Lavoriamo un diritto, usciamo senza far cadere i punti. Gettato, rientriamo nei 3 punti e lavoriamo un altro diritto. Usciamo e facciamo cadere i 3 punti. Finiamo il ferro con 2 diritti, quindi 1, 2 e poi facciamo il nostro vivagno. Il secondo ferro lo lavoriamo tutto a rovescio. Fatto il secondo ferro a rovescio, andiamo a fare il terzo ferro e lo lavoriamo in questa maniera, quindi un vivagno. Poi facciamo 2 diritti, 1 e 1, 2. Adesso da qua, questo lo facciamo solo, i 2 diritti li lavoriamo solo una volta. Adesso andiamo a fare quello che andiamo a ripetere per tutto il ferro. Quindi andiamo e prendiamo 3 diritti a ritorto, lo prendiamo a ritorto,
3 insieme, come abbiamo fatto prima, lavoriamo un diritto, non so se si è visto, comunque io sono entrata in 3 punti, a diritto ritorto, scusate, sto cercando di mettere a fuoco un po' meglio, ecco così. Quindi andiamo e entriamo nei 3 punti e lavoriamo a diritto, senza far cadere i punti, facciamo un gettato, poi rientriamo nei 3 punti e lavoriamo un altro diritto, usciamo e facciamo cadere i 3 punti. Poi lavoriamo un diritto. Adesso ripetiamo ancora. Prendiamo entriamo in 3 punti a diritto ritorto in questa maniera, lavoriamo un diritto, un gettato, rientriamo nei 3 punti e lavoriamo ancora un diritto, usciamo dal ferro e facciamo cadere i 3 punti, facciamo un diritto. Adesso finiamo il ferro con 3 punti insieme, sempre prendendoli a ritorto, lavoriamo un diritto senza far cadere i punti, facciamo un gettato, rientriamo nei 3 punti e lavoriamo un diritto. Adesso finiamo il ferro con col vivagno. Perfetto. Il quarto ferro lo facciamo a rovescio. Il quarto ferro è anche l'ultimo ferro di questo motivo, quindi poi dal quinto ferro ripetiamo dal primo ferro. Quindi una volta fatto il quarto ferro a rovescio, facciamo ancora un po' di ferri ripetendo il motivo e poi vi mostro come viene fatto dopo un po'. Ecco qua, e questo è il risultato. Io consiglio di utilizzare però dei ferri un po' più grandi di quelli che richiede la lana, perché ho notato che lavorandola non stretta come ho fatto all'inizio, ma lavorandola un po' più morbida, anche se non ho cambiato i ferri, l'ho lavorata molto più morbida, viene molto più bello e si nota di più il motivo, quindi delle stelle, che praticamente sarebbero queste che fanno, praticamente che abbiamo lavorato i 3 punti insieme, vedete? Quindi questo è il risultato, ma vi consiglio comunque di lavorarla o morbida o comunque con dei ferri un pochettino più grossi. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, che questo motivo in particolare vi possa essere piaciuto e fatemelo sapere nei commenti e cliccate mi piace se il video vi è piaciuto. Ciao ragazze e ciao ragazzi, al prossimo video!